Stefano Cecchetti, segretario regionale UIL Trasporti. Oggi questo sciopero a livello nazionale, al quale chiaramente hanno aderito anche i sindacati qua in Umbria. Nello specifico, nella nostra regione, come mai avete aderito allo sciopero e quali sono, insomma, i motivi che vi hanno spinto a partecipare a questo sciopero nazionale? Innanzitutto perché lo sciopero nazionale che è stato indetto dalle nostre organizzazioni nazionali sul confronto mancato, direi, con il governo sull'ambito del trasporto che è grave. Da un anno si attende appunto convocazioni dai vari ministeri, ma purtroppo non sono mai giunte. Quindi si è deciso insieme alla Confederazione, le categorie appunto di CGIL e CISL, di fare questo sciopero generale di trasporti che comprende tutto il mondo dei trasporti. Il 26 sarà quello del trasporto aereo. Oggi appunto c'è su gomma, su rotaia e tutto quello che è annesso, anche la logistica sciopererà oggi, perché siamo in un mondo dove purtroppo non si tiene conto dell'importanza di quello che è i trasporti e le infrastrutture che sono prioritari per la crescita di un paese. E infatti lo vediamo, non se ne parla, è tutto no TAV, no niente, non, si bloccano i cantieri, però si allargano le possibilità di dare i subappalti, non si tiene conto più degli appalti con le giuste condizioni economiche, ma si fa soltanto dumping contrattuali e ricerca sfrenata stipendi sottopagati. Questo è quello che emerge ultimamente da quello che ha fatto questo governo. Quindi c'era la necessità. Noi abbiamo, tra l'altro, in Umbria aderito chiaramente a questo, ma abbiamo anche scioperato e stiamo scioperando perché c'è un problema regionale. Sapete, si sa bene, i tagli proposti dalla regione e già effettuati per questo mese di luglio e agosto hanno portato tantissimi problemi ai cittadini, anche ai lavoratori, e si prevede che a settembre si continui con altri ulteriori tagli. Noi diciamo no, questa politica di tagli sul trasporto deve assolutamente finire, anzi, al contrario, come per le stesse ragioni sul livello nazionale, bisogna investire sul trasporto, c'è necessità. C'è una negazione anche da quella che è la sacrosanta e legittima diritto della mobilità che viene negato. Ci sono cittadini che non hanno, oltre al trasporto pubblico, come muoversi. Questo è gravissimo in Umbria, non doveva succedere e vogliamo assolutamente che a settembre tornino le cose come erano prima e non che ci sia un altro taglio.